28 giugno nelle regioni in zona bianca non sarà più necessario indossare le mascherine all'aperto. L'annuncio è stato dato dal ministro della Salute Roberto Speranza dopo il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico. Ci sono volute 2 ore di confronto per giungere alla decisione favorita dalla buona percentuale di vaccini somministrati nel paese. Secondo gli esperti, resta la necessità di mantenere il distanziamento tra non congiunti, mentre la mascherina all'aperto va indossata nei luoghi a rischio affollamento. Rimane inoltre l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. Il numero totale dei dipendenti della pubblica amministrazione a inizio 2021 era di 3,2 milioni, in calo di 31.000 unità sul 2020. Un livello così basso non lo si vedeva da 20 anni. La pubblica amministrazione italiana, inoltre, è anziana, l'età media è di 50 anni. Ci sono poi ampie differenze tra i comparti, supera i 55 anni, niente come Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Presidenza del Consiglio e carriera penitenziaria. È di 39 anni nelle Forze Armate, gli over 60 rappresentano il 16,3%, gli under 30 appena il 4,2%. La risposta a entrambe le domande è sì. Sì per quanto riguarda il rinnovo dell'accordo con la Turchia e sì per quanto riguarda l'adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente. Nel corso del 2020 la Guardia di Finanza ha eseguito 1.340.000 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 800.000 interventi ispettivi e 47.560 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale. Un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese. Nel 2020 sono stati scoperti 3.546 evasori totali, ossia esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'amministrazione finanziaria e 19.209 lavoratori in nero o irregolari.